storia più grande di lui. Abbracciare il tuo scopo con la pazienza e il sacrificio che ne derivano vuol dire assicurare. Cosa ne è stato di lui? Aspetta, Fafni? Quello del deposito di Fafni? Proprio lui. Ma Sindri ha detto che era un nano. Lo era. Ora è un drago. La vita è proprio strana, vero? Occhi aperti per eventuali altari del vincolo e liberiamo quel disgraziato, va bene? Ragazzo. Chi l'avrà scritto? Questo mentecatto era una fonte inesauribile di fastidi, sia per gli Aesir che per i Vanir. Perché liberarlo? Fidati di chi è stato liberato da poco. Nessuno merita una prigionia del genere. Non hai risposto alla sua domanda. Come ha fatto il nano a diventare un drago? Non ne sono certo, ma scommetterei che la sua propensione a rubare artefatti magici c'entri qualcosa. Deve aver sottratto un gingillo alla dea Vanir sbagliata. Sono cambiate tante cose in questi anni. Avevo le gambe. Thank you.
Non c'è problema, sempre felice di fare due chiacchiere. Atreus, da me. Il Rockstone. Sì, il consiglio delle Valchirie. Le Valchirie vengono dal Valhalla, no? Sono lieto che tu abbia prestato attenzione, fratello. Dici bene. Il Valhalla, la grande sala degli Aenerir, è la loro dimora ad Asgard. Ma mentre si trovano là, sono soggette all'esame del padre di tutti. E i rapporti tra Odino e le Valchirie erano tesi quando ero il suo consigliere. Perché? Ma quella è una storia ancora più lunga. Per ora che ne dici se cerchiamo degli indizi? Metti uno degli elmi di Valchiria. Non può sentirti. L'elmo deve contenere solo una parte di chi lo indossa. Il resto deve essere in viaggio verso il Valhalla per provare a rimediare al caos provocato dalla loro assenza. Tesoro sepolto. Bene. Passava la maggior parte del tempo qui a Midgard a osservare.